La conferenza di questa sera, politiche di welfare e sanità regionale, parte da due fatti concreti. Il primo è che la Regione Lombardia ha appena approvato il piano sociosanitario triennale 2014-2018. Il secondo è che il Comune di Como sta lavorando, giunta ovviamente, e i suoi uffici, stanno lavorando il bilancio preventivo del 2014. Quindi siamo di fronte a due fatti che apparentemente sono considerati molto lontani dalla vita quotidiana dei cittadini, perché nella vita quotidiana dei cittadini il fatto che la giunta regionale abbia approvato il piano triennale pare che non ci sia un'immediata ricaduta e che un comune che attraverso gli uffici stia elaborando un bilancio preventivo, anche questo spesso viene percepito come qualcosa di distante che non ha una ricaduta immediata, e invece sono due fatti fondamentali che hanno non solo una ricaduta non solo immediata ma nel tempo, ma hanno una ricaduta importantissima per la vita quotidiana delle persone, hanno una vita importante per la salute, per come verrà gestita nei prossimi anni la salute in provincia di Como, per esempio. Quale rapporto ci potrà essere? Ciao Bruno, vieni. Adesso è arrivato Bruno, scusate, mi interrompo un attimo così almeno.